Antonio dell'Aquila, presidente dell'Associazione Arte nella Corte, ci avviciniamo al periodo natalizio, tra pochissime settimane saremo sotto appunto l'atmosfera natalizia e in questa atmosfera natalizia fa parte, ormai assomma e tradizione, fanno parte anche i famosi mercatini di Natale organizzati proprio dalla tua associazione. È vero. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Dunque, sì, è ormai con un rinnovato entusiasmo che tutti gli anni proponiamo questi mercatini che tra l'altro hanno riscontrato, dopo un po' di esperienza, tutti gli anni facciamo qualcosa di particolare, qualcosa di nuovo, per cui hanno riscontrato molto successo e, come dicevo, tutti gli anni riproponendoli cerchiamo anche di riproporre qualcosa di nuovo, qualcosa particolare, per cui coinvolgiamo artigiani, commercianti con vari articoli che può essere da lobbistica a magari all'arte culinaria, qualcosa di particolare, magari qualcosa anche di etnico, quindi sono un'attrattiva varia e particolare. Certo sono impegnativi, sono però il risultato che poi riscontriamo, diciamo che ci ripaga tutti i sacrifici fatti. Quindi adesso quest'anno sì, chiaramente si riproporranno, e chi ci guarda si già si chiede quale sarà il weekend interessato da questa manifestazione. Beh, il weekend parte sarà quello dell'11 e del 12 di dicembre. Direi che a questo punto possiamo passare anche a rappresentare quella che è la vera novità di quest'anno, almeno nella via Melzi, perché si è aggiunta una nuova attività commerciale nella quale ci troviamo in questo momento per l'intervista, Come tu mi vuoi, un nuovo negozio di abbigliamento con tante particolarità. Tra poco parleremo con i titolari che ci racconteranno il loro negozio. Tu come hai preso questa nuova apertura personalmente? Ah, senz'altro molto positiva, perché allora, calcolando i tempi che sono un po' particolari, per cui questi ragazzi sono partiti con un entusiasmo incredibile, quindi hanno avuto anche il coraggio tra l'altro di aprire in una via diciamo conosciuta, però non proprio piena di negozi, per cui loro hanno dato questo input che tra l'altro è molto va a loro favore, voglio dire, perché è un negozio molto bello, particolare, quindi dà anche lustro, voglio dire, nella via, per cui c'è un'affluenza anche pedonale, voglio dire, così magari viene rivalutato anche sotto profilo, quindi paesaggistico, la via, che poi tra l'altro dicevamo molto bella, perché poi viene gente da altri paesi limitrofi che magari non conoscevano questa via, non conoscevano questa zona qua, e quindi ne rimangono anche molto 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 contenti, vuol dire molto attratti. E il negozio poi tra l'altro è una cosa molto particolare, molto bella, perché questi ragazzi, dicevo, con grande entusiasmo e grande coraggio, voglio dire, sono da ammirare, perché hanno fatto qualcosa di veramente veramente particolare, proprio da vedere. E come dicevamo con Antonio dell'Aquila dell'Associazione Arte nella Corte, via Melzi si è impreziosita di una nuova attività, di uno showroom importante che vi invitiamo subito a venirlo a vedere, perché è veramente una chicca. Ma adesso ne parliamo in particolare con uno dei titolari, Luca. Ciao Luca. Ciao. Eccoci qui per parlare di questo stupendo showroom. La prima domanda è d'obbligo, siamo su Somma TV. Perché a Somma? Cosa ci fate a Somma? Perché voi non siete di Somma. Noi non siamo di Somma, noi abitiamo a Varallo Pombia, io sono di Trieste, però per motivi di lavoro mi sono trasferito qui circa 10 anni fa e viviamo dalla parte di Varallo Pombia, però ci piaceva questo contesto qui perché abbiamo trovato questo posto qui che ci piaceva molto, questa location, cioè un posto innanzitutto stretto e lungo dove potevamo sviluppare questo contesto di showroom, uno showroom che non è un negozio di abbigliamento ma è proprio uno showroom di moda, nel senso che è un punto di incontro dove tutte le settimane noi cambiamo il nostro campionario, la nostra merce. E il nostro pretesto è proprio quello di far sì che la gente possa venire qui tutte le settimane, ciclicamente ritornare con noi. Ci fermiamo qui davanti nella zona che abbiamo allestito qui davanti come un appartamento, c'è il camino all'ingresso, ci sono i puff comodi per fare due chiacchiere, per scambiare quattro parole con tutte le persone che vivono qui attorno a questo contesto, che è l'associazione del gruppo, quello che avete parlato voi prima, giusto? Quello ci è piaciuto molto. E quindi qualche cosa che apra soltanto la sera, dalle 7:30 alle 10 di sera, dal mercoledì al venerdì e sabato tutto il giorno.
quindi un punto, diciamo, di riferimento per tutti coloro che cercano qualcosa di diverso nell'abbigliamento, quindi avere proprio qualcuno, l'Alessandro, che per esempio assieme a noi che siamo qui e può dare un consiglio, può dare un nuovo modo di intendere la moda. Da quanto tempo siete aperti? Abbiamo aperto l'11 di settembre, quindi siamo vicini al primo mese di attività, siamo molto contenti, estremamente soddisfatti e soprattutto siamo molto contenti per il rapporto che siamo riusciti a instaurare con le persone del posto. Di solito quando apri un'attività del genere, che è un qualcosa di nuovo, le persone cercano sempre di, si sentono un po' intimorite, no? Chissà cosa, di cosa si tratta, cosa fanno questi, vengono la sera. Invece proprio noi ci siamo trovati molto bene con le persone di qua, abbiamo proprio conosciuto una nuova famiglia, tutte le persone ritornano, magari di giorno siamo qui che facciamo le pulizie, passano, ci vengono a salutare, quindi un contesto estremamente positivo, questo è piaciuto parecchio. E avete già, è quasi come fare il sale Super Enalotto, una cosa quasi impossibile, perché il sommese di suo è un po' chiuso, è un po' così restio, sospettoso, e già dopo neanche un mese sostanzialmente riuscire ad avere questa, entrare in sintonia con le persone del posto, perché chiaramente davanti a voi c'è Alberto Brighenti, che è nostro carissimo amico e ogni sommese lo conosce, Antonio Dell'Aquila, quindi vuol dire sono anche persone che particolarmente si prestano. Luca, che fare? Invitare, dobbiamo solo invitare i sommesi, quelli che ancora non sono venuti, a trovarvi o no? Grazie, noi siamo qui, come dicevo, dal mercoledì al sabato, dalle 7:30 di sera alle 10, e il sabato tutto il giorno invece, chiudiamo giusto quelle due orette a pranzo per la pausa pranzo e siamo qui. Abbiamo anche sulla lavagnetta il numero di telefono, quindi chi passa, che durante il giorno vede il nostro numero, ci può contattare, perché siamo qui anche per appuntamento, quindi anche magari lunedì, martedì qualcuno dovesse aver bisogno, un colpo di telefono e arriviamo qui. Perfetto, noi vi ringraziamo. C'è il numero, è arrivato il gobbo elettronico. Faccio vedere il nostro piccolo bigliettino. Come tu mi vuoi si chiama questo showroom. Detto il nome alla fine. Come tu mi vuoi, e posso lasciare anche il cellulare. 331 17 42 462. Quindi per qualsiasi informazione c'è anche un sito eventualmente. No, il sito non ancora, è in lavorazione, ma non ancora. A breve. Quindi vi aspettiamo. Certo, ci ricordava il gobbo da dietro le quinte che siete su Facebook, e quindi andate giusto a cercare su Facebook eventualmente per altri contatti. Grazie ancora Luca. Grazie. Alessandro, che è rimasto dietro le quinte, e il gobbo, come si chiama il gobbo? Il nostro gobbo si chiama la Sara. La Sara, salutiamo anche la Sara, grazie.